Pino Foggetti, presidente degli operatori Emergenza Radio di Bari, ha avuto il regalo di Natale. Il regalo di Capodanno più che di Natale. Io volevo fare un appello a tutta la popolazione che usufruiscono del servizio 118 delle ambulanze. Noi non abbiamo nessuna responsabilità, qualora quando, come dicono, arriviamo di ritardo. È un pochettino difficile arrivare di ritardo perché comunque i tempi sono quelli. 7 minuti l'evento in zona, 20 minuti fuori zona. Questo è il bel regalo che ci hanno fatto, purtroppo ci hanno rotto sia il fanale dell'ambulanza e nonché le varie ammaccature perché dicevano che eravamo arrivati di ritardo. Dove è successo? Quando è successo? È successo a Bari, è successo su via Salvemini l'altro giorno, un equipaggio che è stato anche malmenato dai parenti perché giustamente era deceduta la persona, però noi, ripeto, non abbiamo colpa. Gentilmente, quando arrivano le ambulanze, anche perché salvano la vita umana laddove è possibile salvare, e non serve prendersela con loro per i ritardi che non sono causati dalle ambulanze che arrivano in ritardo, ma tutta una serie di problematiche che probabilmente potrebbero esserci all'interno degli ospedali, perché altrimenti le ambulanze non è che sono quanti 350.000 abitanti esistono, 350.000 ambulanze. Le ambulanze sono determinate in base alla popolazione che c'è. Esiste un problema di sbarrellamento qualche volta. Però diciamo non è comunque anche in quel caso colpa di chi poi va sul posto. Assolutamente no, purtroppo gli ospedali, i pronto soccorsi sappiamo che sono sempre intasati e quindi di conseguenza ovviamente devono attendere il turno per sbarrellare il paziente. È ovvio, si perde del tempo per poi andare a fare l'altro intervento. Gli interventi sono oggigiorno sono diventati veramente molteplici, sono tantissimi gli interventi che effettuano il 118. Anche perché per un intervento sacrosanto ce ne sono 10 che sono per slogature, diarree e altre inezie. Eh sì, anche quello effettivamente quando arrivano sui posti probabilmente non hanno bisogno dell'intervento dell'ambulanza del 118, ma bensì del medico di base che dovrebbe intervenire e controllare.